Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale sul Covid mostrano un forte incremento dell'indice R con T, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno superiore a 1,10. Con questi dati la cabina di regia che si riunirà oggi non potrà che classificare l'Abruzzo in zona arancione. Se l'ordinanza del ministro verrà pubblicata domani, come è probabile, la nuova disciplina scatterà da domenica. Purtroppo la forte incidenza della variante inglese in alcune aree del territorio abruzzese e in particolare nell'area metropolitana Pescara-Chieti, per la quale sono operative da ieri le misure restrittive dell'ultima ordinanza presidenziale, sta facendo rapidamente risalire la curva dei contagi. A tal proposito, stamattina il gruppo tecnico scientifico regionale tornerà a riunirsi per proseguire nel monitoraggio costante dell'andamento epidemiologico, con particolare attenzione ai comuni sottoposti a discipline più restrittive e alle segnalazioni di allerta. Lo comunica il presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Verrà sottoposta a valutazione anche l'opportunità di prorogare o no la zona rossa per i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria sulla base dei contagi registrati nella settimana trascorsa, aggiunge Marsilio. La virulenza e la velocità di trasmissione di questa terza ondata è ben maggiore della seconda ondata che ci ha colpiti a novembre. Per arrestare la corsa del virus e la risalita degli indicatori, che altrimenti porterebbero l'intera regione in zona rossa tra un'altra settimana, occorre intensificare, conclude, gli sforzi e l'applicazione di comportamenti corretti. E sono in tutto 46.686 casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto all'altro ieri si registrano 540 nuovi casi di età compresa tra 5 mesi e 95 anni. I positivi con meno di 19 anni sono 91, di cui 39 in provincia di Pescara e 32 nel Chietino. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 5 nuovi casi e sale a 1.538 di età compresa tra i 55 e i 95 anni, di questi due in provincia di Chieti e uno in provincia di Pescara. Tra i positivi ci sono anche 467 guariti in più rispetto all'altro ieri, mentre gli attualmente positivi sono in aumento di 67 unità. Eseguiti 5.438 tamponi molecolari e 7.852 test antigenici con tasso di positività al 4,1%. 502 pazienti, 6 in più, sono in ospedale in terapia non intensiva, 53 uno in più con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.319, 60 in più, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Ieri mattina una visita ispettiva del consigliere regionale Antonio Blasioli alla diabetologia dell'ospedale di Pescara ne ha portato alla luce le criticità dovute soprattutto alla carenza di personale. Con la vicepresidente dell'Associazione Diabetici Pescara, ODV ETS Cristiana del Papa, Blasioli ha incontrato il direttore della diabetologia, il dottor Consoli, per esporre i problemi evidenziati dall'associazione. Decine e decine di diabetici ogni giorno sono costretti a venire qui, in questi ambulatori dell'ospedale di Pescara, tra l'altro nella stessa palazzina del Covid Hospital, da ogni parte della nostra provincia, per fare accesso uno per volta e ricevere i presidi per il diabete, si legge nella nota del consigliere Blasioli. È una situazione che si verifica ogni giorno, dice, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30, quando gli uffici, ormai ridotti all'osso, aprono per soli 40 utenti per la consegna dei presidi per diabetici, aghi e siringhe per insulina, penne, lancette pungidito, strisce reattive per la glicemia e glucometro.
Il presidente regionale della Croce Rossa Italiana, Gabriele Perfetti, parlando dell'emergenza Covid in Abruzzo, ricorda il prezioso contributo offerto dalle associazioni di volontariato sul territorio abruzzese. Tutti stanno facendo, dice, un lavoro straordinario e impagabile. Siamo dal primo istante impegnati in questa emergenza. Centinaia di volontari impegnati costantemente per tutti i giorni dell'anno. Siamo impegnati in diverse attività, dall'emergenza-urgenza al pre-triage negli ospedali. Abbiamo partecipato all'indagine di sieroprevalenza garantendo oltre 20.000 telefonate. Siamo ovunque, per chiunque, ed è questo il nostro motto. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato tra la Campania e l'Abruzzo un ingente patrimonio del valore di oltre 10 milioni di euro, riconducibile a un 75enne ritenuto affiliato al clan di Lauro. Il provvedimento, che ha riguardato beni immobili, tre comuni di Napoli, Melito di Napoli e Castel di Sangro, è stato emesso dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli. Solo nel 2020 la Regione Abruzzo ha erogato, cioè fornito, in favore del settore cultura contributi per oltre 4.200.000 euro, lo afferma l'assessore regionale alla promozione culturale Daniele Damario, rispondendo alle affermazioni del consigliere regionale Pietrucci. Lo abbiamo fatto, aggiunge, ben consapevoli della grave crisi che sta attraversando il settore per gli effetti della pandemia. E in questa azione rientrano anche soggetti beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo. Nello specifico, se è vero che nel dicembre 2020 è stato erogato ai soggetti di questo fondo a titolo di ristoro senza alcuna rendicontazione richiesta, pari al 35% del contributo concesso nel 2019, è altrettanto vero che quest'ultimo sia andato a sommare ad altri contributi forniti a favore degli stessi soggetti per un ammontare complessivo di circa 1.400.000 euro. L'impegno della Regione nel settore cultura è peraltro confermato, dice l'assessore, a chiusura dell'anno con l'approvazione di una delibera di giunta che prevede altri aiuti economici per 1,5 milioni di euro a vantaggio di tutto il mondo della cultura, di cui 500.000 andranno ai soli soggetti del FUS, contributi calcolati come ulteriore 25% del contributo assegnato nel 2019. Ma anche nel 2021 l'azione di sostegno dell'assessorato alla cultura è destinata a rafforzarsi nel bilancio regionale, sottolinea ancora Damario. Abbiamo già previsto la somma di 3,5 milioni di euro. Oggi, venerdì 12 febbraio, la direzione, la redazione e la regia, tutti i collaboratori di Radio Speranza rivolgono un augurio affettuoso ai colleghi di Radio Vaticana per i 90 anni dall'inizio delle trasmissioni. E siamo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite nel corso della mattinata. Tuttavia la tendenza è verso un nuovo, graduale aumento della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata, ad iniziare dal settore adriatico in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio sera. Non si escludono deboli precipitazioni sparse, più probabili dal tardo pomeriggio, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, nevose intorno ai 7-900 metri. Un ulteriore peggioramento atteso dal pomeriggio sera di oggi, con precipitazioni in intensificazione a prevalente carattere nevoso sulla Marsica, sull'Alto Sangro, nell'Aquilano e nella Valle Peligna, a quote molto basse sul settore adriatico, in ulteriore calo fin verso le aree pianeggianti entro la giornata di domani. Temperature in diminuzione, anche sensibile dal pomeriggio sera, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino. Venti deboli dei quadranti settentrionali in rinforzo nel corso della giornata, specie nel pomeriggio sera. Mare generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento. I dati sono forniti da abruzzometeo.org. Ed è tutto, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.